Ciao ragazzi, ed eccoci così all'ultimo modulo modulo dei modi della scala maggiore, il locrio, il più strano, diciamo, chiamiamolo così, il più instabile e probabilmente il meno usato, anzi sicuramente meno usato per le composizioni, un po' più usato, diciamo, come la scala, intendo, la scala locrio, un po' più utilizzata per l'improvvisazione, alcuni generi. Comunque non mancano anche alcuni esempi che vi riporto come sempre nel PDF di composizioni locrie. Andiamo però a vedere come mai questo modo è poco utilizzato. Semplicemente perché innanzitutto l'accordo costruito sul primo grado, quindi la tonica, faccio l'esempio in Si, così oggi si va sul semplice, così abbiamo tutte note naturali, senza alterazioni, in Si perché appunto il settimo grado della scala di Do maggiore, quindi in modo locrio di Si non ha alterazioni in chiave. Dicevo, sul primo grado abbiamo subito un accordo molto strano, quindi un diminuito, una triade diminuita, un accordo di settima che è un semi diminuito, quindi in Si sarebbe Si, Re, Fa, La. Questo in una successione armonica porta a una difficoltà per l'orecchio abituarsi a percepire come tonica un accordo, diciamo, alterato, chiamiamolo così, un accordo con appunto una quinta diminuita e via dicendo. Quindi le poche successioni armoniche costruite con questo modo sono per lo più momentanee, diciamo, soprattutto nella musica moderna si trovano magari in una parte di brani. Comunque poi vi faccio appunto degli esempi per ascoltare, perché comunque è importante conoscere tutti i modi, compreso questo. Andiamo a vedere un attimo le diteggiature. Quindi non pensiamo alla scala di Do maggiore assolutamente, altrimenti perde ogni senso lo studio di questa scala. E andiamo a vedere in Si come la possiamo suonare. Quindi partendo dal primo dito indice. Tonica, seconda minore, quindi altra nota, diciamo, tra virgolette strana, terza minore, quarta giusta, quinta diminuita ovviamente, sesta minore, sol naturale, settima minore, la e l'ottava. Con il dito minore, quarto dito, prendo col minore il Si, con l'indice Do, con il dito medio, secondo dito, indice, medio, mignolo, indice, medio, mignolo. Queste sono le tre posizioni appunto per questa scala. Andiamo a sentire che sonorità l'accordo, abbiamo già visto comunque qualche modulo fa l'accordo semidiminuito appunto di Si in questo caso. Comando. Quindi abbiamo Si, Re, Fa, La.
questo strappeso. Proviamo a suonarla su tutta la tastiera. Alternare la scala con l'arpeggio appunto di Si semidiminuito. Semplice, proviamo a cantare magari nella nostra mente, nel mio caso è meglio, qualche linea appunto melodica, proviamo poi a risuonare. Soprattutto su un tappeto costante e ripetitivo, però questo è un ottimo esercizio, fidatemi, ci aiuta comunque ad avviarci, diciamo così, ad una conoscenza della sonorità di ogni scala, perché ad esempio se io avessi messo un tappeto di Do maggiore e avessi suonato la scala di Si Locria, perché le note sono le solite, non avrei risolto assolutamente niente, perché con il tappeto di Do maggiore, qualsiasi, diciamo, scala modale vado a suonare di Do maggiore, quindi Re dorico, Mi, Frigio, Fa, Lirio, ci può aiutare al limite, almeno personalmente, per la conoscenza della tastiera. Quindi magari se mi trovo in una certa parte del basso, magari in quel momento penso a... mi torna meglio, che ne so, pensare a una scala modale piuttosto che alla scala di Do maggiore, in quel senso sì, però a livello di sonorità non è in quel modo che si percepisce il modo, scusate già qui però. Vi lascio comunque nel PDF qualche indicazione di ascolto, mi è venuto in mente qualcosa in metallica anche, io vario un po' dalla musica classica al metal, personalmente non lo suono, però è carino
carino anche confrontare le varie cose. Ovviamente l'ascolto della musica classica è totalmente diverso, come l'analisi armonica e melodica. Conto è analizzare un brano classico e un conto un brano di musica moderna, contemporanea, pop, eccetera. Quindi per ora abbiamo visto tutti i modi, le scale modali della scala maggiore. Adesso viene bello. Quindi ci vediamo al prossimo video.